Ciao a tutti, ben ritrovati dal vostro Smanman. Siamo qui in Lega Oro, Tier 2. Perfetto. E allora oggi faremo due cose. Allora, la prima è andare a fissare i concetti che abbiamo visto finora. Quindi andiamo a recuperare quello che abbiamo visto in argento e in bronzo. Ok, quindi il ciclo di macro. Poi andiamo ad aggiungerci lo scouting, base e leggermente più avanzato che abbiamo visto in gold. Poi andiamo ad aggiungerci l'hotkey dell'esercito, ok? Abbiamo visto che possiamo usare la 3 o la 4 in base a quello che ci viene comodo, insomma. Adesso per il momento ne useremo solo una, io ho deciso di usare la numero 3, quindi CTRL 3 sarà il nostro esercito. E poi, nel frattempo che fissiamo questi concetti, anche vorrei dire una cosa. Insomma, allora, tanti di voi diranno: "Ah, Smanaman, che palle, basta con questa macro. Noi vogliamo ammazzare la gente. Noi vogliamo fare un 12 pull. Cioè, perché dobbiamo difendere? Noi vogliamo fare la merda." Ok, va bene. Allora, visto che tanti mi stanno dicendo: "Ah, voglio fare roba disagiante", faremo una cosa. Allora, ogni 4 partite faremo una partita cosiddetta pazza. Ovvero, faremo 4 partite macro in cui impariamo le cose che dobbiamo imparare e poi faremo una partita a caso dove faremo qualunque cosa ci viene in mente, ok? Vogliamo riempire tutto di bailing e distruggere qualcuno? Lo facciamo. Vogliamo prendere gli overall, caricarli di blatt e dropparli in testa? Lo facciamo. Cioè, ci facciamo venire in mente un'idea strampalata, ok? O qualunque idea che abbiamo voglia di provare e la proviamo, ok? Perdiamo? Fa lo stesso. Vinciamo? Fa lo stesso. L'importante è che non iniziate a giocare solo così. Faremo una partita ogni quattro, così per vivacizzare un po' le cose, diciamo, ok? Allora, intanto incominciamo con una partita macro di riscaldamento, ok? Allora, mi raccomando la build, mi raccomando la build. Questo è un Terran, ok? Tra l'altro questo avatar qua mi sembra che lo prendi solo se sei capace di fare la campagna. Le ultime missioni. Mi sa che non è un avatar facile da prendere, quindi forse il tizio non è proprio l'ultimo arrivato. Allora, Overlord. A scoutare la nostra natural. Benissimo. Poi, questo Overlord qua scouta la loro natural. E si prepara a scoutare la main. Ok? Quindi 16 aceri. Ok, avanti. Leggermente in anticipo, ma meglio in anticipo che in ritardo. Ok. Poi 18 pull. 17. Ok. Nel frattempo. 18 pull. Contro Terran è indifferente il piazzamento della pool. Dopo la prossima contro Zerg vediamo un attimo come piazzerà la pool. Ok. Gas. Drone. Drone. Contro l'F2. Terzo drone. Ok. Perfetto. Bene, allora, doppia queen, al solito. Nel frattempo il nostro scouting sta arrivando alla natural, che non c'è. Ok. Bene, quindi. Allora, doppia queen, tac tac. Se non c'è la natural,
Mettiamo giù uno spine crawler. Ok. Bene. Bene. Ci siamo dimenticati gli overlord, quindi adesso saremo spray bloccati. Ok. Perfetto. Poco male. Siamo ancora gold. Dopo platino, sta roba qua dobbiamo iniziare a sistemarla, eh. Cioè, basta supply bloccarsi come... come i pazzi. Allora. Prenda. Layer. Benissimo. Allora, dormiamo come si deve. Controlliamo l'orologio. Minuto 3. Ok, abbiamo detto tra 3 e mezzo e 4... vogliamo andare a fare un giretto con l'Overlord. Allora, inject. Inject. Una bella dronata. Un bel Overlord. E poi, cosa facciamo? Costruiamo la camera. Le camere evolutive. Ok. E la tana delle blatte. Benissimo. Prendiamo anche il gas. Questa Brenda. Vai. Quando prendiamo i gas, cosa facciamo? Espandiamo. Lui ci ha fatto uno scan, ok? Ricordiamoci anche di fare le blattine difensive. Appena mettiamo giù la terza, ok? Adesso facciamo le blatte difensive. Appena si schiude la tana delle blatte. Benissimo. Spread creep. Spread creep. Di blatte difensive, abbiamo detto. Inject. Allora, inject, inject. Ero convinto di averli fatti gli overlord. Nel frattempo questi droni sono fermi. Fissiamo anche il gas. Ok. Non li ho fatti, vabbè. Ero convintissimo di aver fatto gli overlord. Quindi siamo supply bloccati di nuovo. Va bene. Ci stanno attaccando. Qua ci sono dei reaper. Ok, prendiamo le blatte, andiamo a difendere. Nel frattempo, se non vogliamo farci uccidere tutti i droni, li spostiamo di sotto. Ok. Va bene. Andiamo a difendere. Ject. Va bene. Ject. Benissimo, spread creep. Spread creep. Spread creep. Faccio i potenziamenti. Velocità delle blatte. Qua fisso sta base. Ok, che è disastrata. Mettiamo un po' di droni qua. Ok. Benissimo. Ricreo i droni che ho perso. Ok. Se mi attaccano di nuovo, difendo di nuovo. Questi li mando alla terza. Ok, faccio anche degli spine crawler. Così siamo a posto. Benissimo. Qua ci hanno fatto veramente tanti danni. Ma comunque insomma, in qualche modo. Ok. L'importante è cercare di non rimanere troppo indietro. Allora, Queen, dove sono? Qua ce n'è una. Vai a fare l'inject. Qua ce l'hanno uccisa probabilmente. Ne la rifacciamo. Ok. Va bene. Ok. Blatte. Possiamo dividere l'esercito un po' qui, un po' lì, un po' qua. Ok. Inject. A Queen qui c'è? No. Va bene. Fissiamo anche le basi. Inject. Inject. Qua ci manca la Queen.
Quanti droni? 43. Dobbiamo andare a 66. Ok, ci stanno attaccando. Difendiamo. Facciamo un blatte, perché questi sono veramente tanti Reaper. Ok. Va bene. Va bene. Nel frattempo abbiamo detto che dobbiamo mettere giù le difese statiche, perché sennò diventiamo pazzi. Un po' di blatte qui, un po' di blatte lì. Qua la Queen, dov'è? Ce l'hanno uccisa di nuovo. Allora, benissimo, inject. Ancora, ancora. Ok, qua prendiamo i gas. Qua fissiamo sta base. Allora, un drone lo mettiamo qui. Gli altri li trasliamo qua. Ok. Qui saturiamo il gas. Possiamo prendere anche questo. Qui abbiamo l'inject. No. Inject, inject, inject. Proseguiamo con il nostro piano. Ok. Qua abbiamo troppo blatt. Abbiamo detto di lasciarne un pochino a difesa. Allora, costruiamo la tana delle idre. Ok, 63, 66 droni, va bene. Ok, qua facciamo un'altra queen, qua facciamo i potenziamenti. Ok, va bene, va bene. Ok, allora, siamo oversaturati, quindi prendiamo la quarta, ok, prendiamo anche la quinta, va, qua, ok, qua come siamo? Facciamo uccisi i droni a gas, ok, qua dobbiamo fare i potenziamenti, inject, qua, inject, saturiamo questo gas, spostiamo i droni. Basi sull'1. Qua ci abbiamo veramente troppi droni. Allora, qua è un disastro di droni, ragazzi. È un disastro di droni. Allora. Bene. Overlord. Prendiamo un po' di droni e andiamo a saturare questa base. Ok. Qua ci abbiamo ancora troppi droni. Qua ne abbiamo pochi. Li spostiamo. Ok. Bene, nel frattempo inject, inject, inject. Ok, potenziamenti li stiamo facendo. Benissimo. Qua ci serve il creep, perché ce l'hanno distrutto. Ok, spread creep. Benissimo. Qua andiamo a prendere gas. Perfetto. Abbiamo visto esercito principalmente di terra, ma comunque facciamo un terzo di blatte, due terzi di idra, ok? Benissimo. Spread creep. Qua abbiamo detto che facciamo un po' di spread creep. Inject. Inject. E inject. Benissimo. Ok. Allora, gli overseer ce li abbiamo qua. Facciamo un po' di changeling. Ok. Andiamo a scoutare la mappa. Ok. Benissimo. Siamo quasi maxati. Continuiamo con i potenziamenti. Qua piazziamo l'infestation pit. E piazziamo anche la tana dei Lurker. Benissimo. Qua, allora, inject. 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 Questa è la nostra quarta, abbiamo detto. Ok, qua come siamo? Dobbiamo saturare. Ok, perfetto, abbiamo 80 droni, ci siamo. Allora,
Nel frattempo abbiamo scoutato, lui non ha espansioni. Quindi andiamo. Adesso ci stanno attaccando qui con un Thor Drop. Thor Drop, ragazzi, mamma mia. Thor Drop. Epico, epico. Una parola. Va bene, questa è la sua base. Ci raduniamo l'esercito qui. Ok. Nel frattempo lui continua il suo Thor Drop. Guardate come volano i suoi Thor, ok? Allora, 3-3, abbiamo detto che ce l'abbiamo l'esercito qua. A click, a click, a click. Overseer, seguire. Leader Alisk, benissimo. Overseer. Ok, andiamo velocemente a vedere cosa è successo, ma ve lo dico già cosa è successo. Sto qui ha usato 2000 PM per micrare Reaper e non ha fatto niente di macro. Andiamo a vedere. Allora, qua, qual è la difficoltà? Quella difficoltà è capire se il nostro avversario sta facendo un harassing o se il nostro avversario sta facendo un attacco vero e proprio, ok? Perché i Reaper normalmente sono usati per harassing. Però quando ne vediamo un numero, certo numero superiore, diciamo, a 4, allora inizia a diventare una cosa un po' pericolosa, ok? Allora, lui vediamo cosa ha fatto, ma... Sì, sì, Double Barracks Reactor Double Reaper Production, però su una base, ok? Quindi, cioè, economia proprio... Questo qui noi lo definiremo un all-in a una base, one base all-in, ok? Perché è un cheese play fondamentalmente basato su una base sola. Lui arriva con 6 Reaper, 6, sì, vediamo. Ok... Minuto 4:37, quindi Terran, scrivo 1 base all in, 4:37, qui siamo in gold, ovviamente, gold, legal. Va bene, così ce lo segniamo. Vabbè, qua fa un macello di droni, va bene, ammazza droni, io li sposto, com'è che si difende contro i Reaper? Allora, contro i Reaper non bisogna agitarsi, un po' di blatte qua, un po' di blatte qua, un po' di blatte qua, e boom. Ok, difese statiche, spinecrawler, qua non l'ho ancora fatto, adesso lo faccio. Comunque, sì, abbiamo perso molto di più di quello che dovevamo perdere da questo attacco. Però, comunque, vedete, i droni, più o meno, ce ne ha tolti, però più o meno ci abbiamo la stessa quantità di droni, solo che noi siamo su 3 basi, lui è su una base, vediamo un attimo. 23 droni ci ha ucciso. Ok. Nel frattempo lui fa gli scan invece che fare i mule, quindi non raccoglie. Adesso più va avanti il tempo, più il suo attacco diventa inutile e più la mia difesa diventa forte, chiaramente. Poi uccide altri droni? Sì, uccide altri droni, ma guardate un po'. Ok. Adesso io ho sufficiente esercito per difendere. Lui ha 12 supply di esercito, io 36, quindi ampiamente. Blatte fortissime contro Reaper, non gli fanno quasi niente, ok? Cavare blatte a Reaper è estremamente inefficace. Quindi io adesso quando perdo droni cosa faccio? Questo qui è un attacco adesso, no. Questo adesso è un harassing. Quindi creo droni. Ok, okay, vediamo. Ci ha ucciso 26 droni fino ad adesso. Vedete che ce ne uccide sempre di meno. Va bene, andiamo avanti. Avanti, qui. Poi lui non è che ha 6000 PM, che è, ne ha due qui, due lì, due là. Ok, noi basta che dividiamo un po' l'esercito, un po' di blatte qua, un po' di blatte qua e un po' di blatte qua. E il problema si risolve da solo. Poi spinecrawler per sicurezza, basta. Guardate, 77 droni contro 21 SCV. Prendo la quarta, prendo la quinta, cioè, espandere, espandere, cioè. Cos'è che ci ha fatto lui? Cos'è l'unica cosa che ci ha fatto in questa partita? Denial del creep, vedete? Io non ho avuto abbastanza PM per star dietro anche al creep. Però dopo, quando l'attacco finisce, cosa faccio? Riprendo anche il creep, cioè, ok? Va bene. Andiamo alla prossima, dai. Allora, cosa facciamo? Una 12 pull? Proviamo anche noi? Proviamo una 12 pull? Non lo so,
Una 12 pull, oppure potremmo provare un Bailing Bust, strano. Un Lindy Blatt, non so neanche io cosa potremmo fare. Allora, abbiamo detto ogni 4 partite, partita pazza, ok? Perderemo bruttissimo, pazienza. Vinceremo tantissimo, pazienza. Cioè, l'importante è che non ci facciamo distrarre dalla nostra macro, dalle cose da imparare, ok? Questo consideriamolo come completamente un altro gioco, ok? Siamo contro Terran. Andiamo l'overlord a scoutare. Ok. Andiamo l'overlord a scoutare anche la natural. Benissimo. Ok. 16 acceri abbiamo detto. Ok, ho l'1SD compulsivo. Allora, abbiamo detto che la partita è pazza, ok? Però, Tosmanaman, perché hai detto che fai una partita pazza e fai invece la solita 16 acceri sbagliata che poi è una 17 acceri? Perché ho deciso di fare un attacco veloce basato sui Baneling. Per cui adesso metto giù la pull. Però voglio comunque fare la prima base, perché io sono un donk, non so come si fanno queste robe, quindi voglio fare una specie di due base Baneling Bust fatto male, ok? Siamo in oro, quindi non è che... Siamo contro Terran, tra l'altro. Ok, mettiamo giù il gas. 2. Ok. Andiamo il nostro overlord da scoutare comunque. Tu vai a raccogliere lì. Tu vai a raccogliere il gas. E tu vai a raccogliere il gas. Benissimo. Allora, poi io faccio comunque la mia doppia queen perché secondo me ci serve perché per fare tante larve, tante truppe, stavolta abbiamo detto che vogliamo attaccare. Quindi secondo me ci serve la doppia queen. Ok, quindi doppia queen, un paio di overlord, ok, e fin qua tutto regolare. Adesso però mi serve lo speed degli zergling, no? Perché dobbiamo attaccare, quindi facciamo anche lo speed degli zergling. Ok, benissimo. Poi, dobbiamo investirlo un po' questo gas, giusto? Ce ne serve un po' di più della partita normale. Ci stanno attaccando, cos'è un Reaper? Va bene. Mettiamo giù uno Spinecrawler. Ok, adesso tra un attimo arriverà la Queen. Temi fai la tana dei Bane. Ok, te vai a farmi un bel inject. Benissimo, il nostro overlord. No, muore anche l'overlord. Va bene, lo rifacciamo. Va bene, lo rifacciamo. Ok, allora. Meno efficienti possibili. Mettiamo giù anche... Benissimo. Benissimo. Allora, andiamo con i nostri zergling qua. Inject. Ok. Un po' di baneling, abbiamo detto. Ok. Adesso abbiamo lo speed, quindi il suo Reaper fa una brutta fine. Ok. Andiamo, andiamo. Andiamo.
Qua c'è la rampa chiusa, cosa facciamo? Iniziamo a masticarla? Sì, dai, no, ci sono degli alien però. Ok, l'abbiamo masticata. Entriamo, entriamo. Avanti, ragazzi, entriamo. 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 Forza. Entriamo. Ok, questo è un Veiling Blast fatto male. Ok. Vedete? Fatto male. Però comunque. Adesso andiamo a analizzare quello che abbiamo fatto, perché vedete, comunque, anche se ha fatto male, ha detto la sua. Ok. Va bene, allora, andiamo a vedere. Si fa così un Veiling Blast? No, non si fa così. Abbiamo vinto? Sì, abbiamo vinto. Vabbè, fa lo stesso. Cioè. Andiamo a vedere cosa è successo. Allora, lui cosa fa? Apre con Supply Depot. Poi, questo cos'è? Scout. Andiamo a vedere cosa succede. Ah, ci scouta l'espansione. Ha detto, oh, c'è un'espansione, quindi non ci sarà un attacco rapido. Già. Esatto. Non ci sarà un attacco rapido. Noi scoutiamo, come dire, ah, c'è un'espansione, tranquillo, non ci sarà un attacco rapido. Qua arriva un Reaper, ci uccide i droni, bene, mettiamo giù gli spamcrawler, male. Perdiamo droni, male. Cioè, quando facciamo un all-in come questo, non bisognerebbe perdere droni, mettere giù difese statiche, cioè, ogni 50.000 perdere l'Overlord, quindi va bene. Adesso noi cosa facciamo? Abbiamo fatto il gas, questo gas non ci serviva neanche, quindi non l'abbiamo neanche preso. Abbiamo fatto Bending Nest, qui cosa facciamo? Facciamo un po' di bending, ok? Raduniamo le truppe. Lui ci ha visto, ok? Pazienza, va bene, ci ha visto. Ok, qua c'è pure un alien. Va bene, mastichiamo l'alien. Ok, ci siamo. Allora, cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo ucciso le sue truppe. Questa è una cosa fondamentale, nel senso che lui aveva le sue truppe qua in mezzo, scoperte, non si sa perché, quindi sono morte, quindi lui quante truppe ha qua? Zero. Allora, cosa facciamo? Prima andiamo qua, vabbè, lui alza tutto, allora ci mastichiamo sti SCV, giustamente, questi sono gratis perché non ce li prendiamo. Poi facciamo pure il Binding Blast fatto male, nel senso che non avevamo abbastanza Binding per abbattere il muro. Vabbè, pazienza, non sappiamo giocare, quindi ci mettiamo a masticare pure i Supply Depot. Dopo, quando ci sono gli alien, però no. No, masticare i Supply Depot con gli alien dietro. Attenzione. Ok. E vabbè, lui inizia a riparare, però nel frattempo arrivano gli altri nostri Baning e boom. Se siete Terran e guardate sta roba, ragazzi, non mettete mai i Marine appiccicati ai depositi quando c'è uno Zerg che sta facendo robe pazze, tipo sta roba qua, ok? Vabbè, qua adesso voi dite, ma gli Hellbat sono forti, Smannaman, Counterling, li ho micrati, sti Ling? Li ho micrati? No, non li ho micrati. Se li avessi micrati non avrei neanche persi, ok? Non li ho micrati, ho fatto semplicemente a click, perché? Cos'è che sto facendo io? Guardate qua la minimappa. Rinforzi, 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 rinforzi. Io sto facendo un SZ, un SZ, un SZ, un SZ. Quindi avanti così. Vabbè, qua poi avete visto come è andata a finire. Va bene. Allora, faremo una partita ogni 4, una roba un po' pazza. Questa volta abbiamo visto un Veiling Blast fatto male. Poi vi insegnerò a farle bene queste cose. Però insomma, adesso le facciamo come ci vengono in mente. La prossima volta vogliamo fare le mute? Faremo le mute. Ogni 4 partite facciamo una partita fatta
senza regole, diciamo così. Così scarichiamo un pochino la tensione e la concentrazione di questi macro game che sono un pochettino intensi all'inizio perché appunto ci sono tante cose nuove, tante cose meccaniche e quindi è un po' difficile tenere il passo. Allora, poi ve l'insegno come si fanno veramente, però non adesso. Adesso se volete sperimentate. Drone, Ctrl F1. Overlord, scartare la natural. Allora, questo è un Protoss, mi sembra. Adesso controlliamo. Tac, tac, vediamo. Protoss, ok. Perfetto. Allora, tu vai a scartare la natural. Okay. Sedici acceri, al solito. Fatto 17, come sempre. Bene. Ai 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 ai. Cerchiamo di non perdere la concentrazione. Quindi 16 acceri. Ok. Adesso io ho fatto un drone in ritardo. Pazienza. 18 pull. Vedo una sonda. Avete visto la sonda? Avete visto la sonda? Eccola qua. Bene. Non mi create sto drone. Sto drone insegue la sonda e è finita lì. Cioè, non perdete tempo, non fatevi distrarre da una sonda, ok? Sonda era importante vederla perché se ci piazzava dei cannoni bisogna, insomma, vederla sta roba, eh? Qua c'è un gate, andiamo a vedere se c'è la natural. Ok, c'è la natural, benissimo. Queen, queen. Queen, queen. Overlord, ok. Benissimo. Benissimo. Nel frattempo il nostro drone sta ancora andando dietro alla sonda. Direi che a questo punto possiamo anche richiamarlo. Benissimo. Allora. Inject, c'è la mia brenda, il mio layer. Qua ho visto l'espansione, quindi non mi preoccupo troppo. Faccio la tana delle blatte, camera evolutiva, inject, inject. Avrei dovuto fare prima questo round di droni, di queste strutture. Però va bene, insomma. Ok, Brenda. Vai qua. Prendo anche i gas. Benissimo. Sono dimenticato gli overlord, come al solito. Raccogliere il gas e prendo anche la terza. Ok, inject, spread creep, spread creep. Faccio le mie blattine difensive. Ok, abbiamo detto da 6 a 8, solita roba. Che minuto è? 4:19. Mettiamo dentro un overlord a vedere cosa c'è. Ok. Inject, inject. Ok.
Andiamo a 66 droni, abbiamo detto. Facciamo... Vediamo l'Overlord cosa vede. Ok, ci sono due Stalker. Non abbiamo visto un tubo. Vabbè, un po' male. Spread creep. Spread creep. Spread creep. Inject. Inject. Qua ci serve un'altra queen. Ok. Andiamo a 66 droni, abbiamo detto. Ok. Se vogliamo scoutare possiamo dare anche un changeling, visto che abbiamo fatto un overseer per sbaglio. Ok. Poi, te mi fai la tana delle idre. Inject, 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 spread creep, spread creep e spread creep. Ci attaccano? È un oracle, quindi. Spore. Spore. Inject. È un harassing, giusto? Quindi cosa faccio? Faccio droni. Sistemo anche i droni che mi hanno distrutto. Ok. Qua posso prendere il gas. Prendere il gas, ok, bene, inject, 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 prendo gli altri due, prendo, prendo la quarta, qua vedo qualcosa di rosso, cos'è? Una void ray, ok, allora inizio a fare idre, fino a 120, no, prima dobbiamo finire ancora di fare i droni, eh. Ci ha rallentato un pochino, va bene. Abbiamo scoutato che lui ha la terza. Spread creep, spread creep, spread creep. Ok. Overlord. Inject, inject. Inject, inject. Inject, inject. Ok. Qua ci sono troppi droni. Li spostiamo. Ok. Benissimo. 120 supply di idra. Te mi fai un bello spread del creep qua e anche qua. Anzi no, fallo qua e basta. Spread creep, spread creep, spread creep. Inject, inject, inject. Mettiamo un po' di queen sul control 2. Control 2, benissimo. 120 supply di idra, ricominciamo a fare droni. Nel frattempo gli aggiornamenti, ricordarsi gli aggiornamenti. Ok, poi qua siamo a posto, qua siamo a posto, qua siamo a posto. 73 droni, spread creep, spread creep, spread creep, spread creep. Inject, 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 faccio una queen. Vai a farmi spread del creep un po' meglio. Uno qui, uno qui. Dove manca lo aggiungete. Droni, dobbiamo farne ancora. Bene, abbiamo un altro. Mandiamo un altro scouting qui di, come si dice, di changeling. Vediamo un po' dove sono. Qua ci siamo sprebloccati. 85, ok. Benissimo. Prendiamo il gas. Ok. Inject. Inject. Qua ho troppi droni. Li metto al gas. Ok. Devo prendere assolutamente un'altra base. Ok. Nel frattempo vado a maxarmi. Un altro paio di overseer. Abbiamo visto qual è la sua base più esterna. Ok, l'abbiamo vista. Bene. Qua abbiamo un po' troppi droni. 83, 85. Ok. Benissimo. Control Shift 3. Ok.
Allora, sono maxato, prendo il mio esercito, questa è la sua base più esterna, quindi a click mi raduno l'esercito. Nel frattempo, inject, 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 inject. E qua ho troppi droni, li mando a raccogliere. Ok, bene. Attacco, overseer, seguire le truppe. Vedo che cos'è, principalmente esercito di terra. Allora faccio una fila di blatte e poi mi rimaxo a idre, ok? Nel frattempo, inject, 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 inject. Spread creep, spread creep, spread creep. Benissimo, spread creep, ok. Raduno il mio esercito qua. Benissimo. Inject, 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 inject. Fixo sta base. Ok. Quanti droni? 86. Bene, mi rimaxo. Quando sono rimaxato, raduno il mio esercito e poi vado all'attacco. Okay, ci servono un po' di overall perché ce li ha uccisi. Inject, 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 inject. Bene, andiamo all'attacco. Abbiamo detto, dovremmo attaccare la sua base più esterna. È un po' incasinata, quindi facciamo un semplice attacco qua. Ok. Inject, 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 inject. Spread, creep, 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 creep. Ok. Va bene, vediamo un po'. Abbiamo micrato? No, abbiamo solo guardato un po' l'esercito, abbiamo visto la sua composizione con l'allarmi hot, abbiamo visto con l'hotkey dell'esercito. La composizione del nemico, principalmente terra, quindi abbiamo fatto blatte, idre. Ok? Ha quittato perché? Perché gli siamo andati sopra di macro, quindi non ha più esercito. E noi, beh, qui ragazzi non c'è molto da vedere, nel senso che vediamo solo un attimo l'ingaggio. E un attimo l'ingaggio, però era stata una partita di macro dove noi abbiamo outmacrato fondamentalmente l'avversario. Per cui lui ha fatto economia, noi abbiamo fatto più economia di lui, abbiamo vinto. Adesso qua vediamo il momento dell'attacco. Minuto 10. Siamo stati un pochettino lenti. No, in realtà il max out dovevamo vedere, però. Quindi no, max out va bene perché sarà minuto 9:45, come abbiamo detto. Vediamo un po'. 30. Ok. Guardate, perfetto, minuto 9:45. Poi iniziamo a muoverci fuori dalla mappa. Ok, lui cosa ha? È a 160 supply, ha 80, ha 75 droni, quindi c'ha una buona economia. Questo è il primo ingaggio. Bello storm, giustamente. Colossi, storm, un macello. Adesso qual è il problema? Che noi ci rimaxiamo molto velocemente. Guardate un po' i supply. E lui invece è stato lento a rimaxarsi. Ok, vediamo il nostro secondo attacco, arriva quasi subito. Esatto, siamo di nuovo max out. Vediamo, adesso la sua armata è la metà di prima. In più c'è un sacco di high temper qui che devono caricare l'energia. Queste sono unità difficili da usare. Adesso praticamente lui ha speso quasi tutto quello che aveva per fare delle unità che poi non ha usato. Questo non era male, eh? Non era male. Era su 5 basi, aveva 70-80 droni. Bene. Va bene, per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima con Gold andremo a rank 1. Ciao ciao!